Il Teramo fa suo Antonio Bacio Terracino, l'attaccante napoletano lo scorso anno a Lumezzane, a meno di clamorosi imprevisti dell'ultima ora, presto sarà un nuovo centravanti biancorosso. L'accelerata nella giornata di ieri, quando il giocatore ha sciolto gli ultimi dubbi che ne tenevano ancora nascosta la risposta. Su di lui infatti c'erano insistenti sia il Livorno che la Giana Erminio, pronte ad accoglierlo per risolvere il problema del gol. Ma il Teramo da giorni era su di lui e questo corteggiamento ha avuto gli effetti desiderati, col calciatore che presto firmerà il suo contratto col diavolo. Andrà a rinforzare una batteria di attaccanti, a ridosso della prima punta che già comprende il giovane Fratangelo e uno degli ultimi arrivi, Giacomo Tulli. Il gruppo è buono, le mie sensazioni sono positive e adesso abbiamo questa partita di Coppa Italia domenica e iniziamo un po' a fare sul serio, vediamo. Adesso all'inizio bisogna solo conoscerci, noi dobbiamo capire quello che vuole il mister e lui deve conoscere i giocatori, quindi piano piano speriamo di entrare in sintonia più possibile. Mi trovo bene, ho già giocato con prime punte con le stesse caratteristiche di Ciro, quindi speriamo di trovare l'intesa più possibile anche in campionato, partite che contano. Mi piacerebbe che, cioè, dar fastidio a tutti comunque, che questo Teramo possa essere una mina vagante. Siamo un po' ancora un'incognita, diciamo la verità, però piano piano speriamo di dare fastidio a qualsiasi squadra. Mi piacerebbe portare l'11, quindi penso non ci siano problemi. Intanto si continua a lavorare sulle uscite. L'offerta del Modena per Barbuti è stata ritenuta finora troppo bassa e si attende un rilancio di Canarini, che però potrebbero presto perdere Luigi Pavarese come direttore sportivo e vedere rallentate le trattative di mercato. Allora ecco che potrebbero approfittarne Albino Leff e Feralpi Salò alle prese con la ricerca del centravanti d'area. Per gli altri invece ancora calma piatta, anche se con il mese di agosto potrebbero esserci novità legate a rescissioni incentivate per liberarsi di quegli elementi in esubero.